Bufalino. Bufalino. Bufalino è un altro scrittore immenso che ho avuto la fortuna di non di conoscere personalmente, di parlarci una volta al telefono e di avere un epistolario con lui. E, Bufalino scrive quella che è la montagna incantata della nostra letteratura, cioè Diceria dell'Ontore, e come per me equivale alle montagne incantate di Thomas Mann. Ma scriverà Il Guerrin Meschino a un certo punto, scrive questo romanzo, non so se si trova, si chiama Il Guerrin Meschino, che è sulla storia di un puparo, in Sicilia ci sono questi pupari, che a un certo punto è un romanzo, uno dei pochi romanzi che si interrompe. A un certo punto stacca e lui perché? Dice, è arrivata l'intrusione della realtà, lui dice proprio l'intrusione della realtà. Che cosa è successo? Che mentre lui stava scrivendo questo romanzo hanno ucciso Falcone e Borsellino. E lui smette e dice, basta, non si può far finta di niente e continuare a raccontare le storie. Quindi questo rapporto tra fantasia e realtà, appunto, è sempre... Io non riesco a definirlo, continuo a pensare che i personaggi di romanzo vengano da questa parte del mondo e dall'altra pure noi l'andiamo. Però Sciascia diceva appunto che la storia non esiste e lui metteva proprio in dubbio la storia, cioè la realtà in qualche modo. E c'è questo libro che è Consiglio d'Egitto, non so se l'avete letto, hanno fatto anche un film, Il Consiglio d'Egitto racconta la storia di un falsario alla fine del Settecento, di un monaco che l'abate Vella è l'unico che conosce l'arabo a Palermo. Siamo alla fine del Settecento, arriva l'ambasciatore del Marocco a Palermo e lo portano a vedere un antico codice arabo, tipo questo, in una teca, come qui in questa biblioteca. Lui fa da guida perché è l'unico che conosce l'arabo, e mentre l'ambasciatore del Marocco dice bello questo codice, un codice qualunque, una vita di Maometto qualunque, l'abate Vella, che è furbo, dice, lo traduce dicendo ah, ma questo codice è unico in tutta Europa, è l'unico, non ho mai visto niente di simile, dovete assolutamente tradurlo, affidare l'incarico per esempio a questo vostro abate, così anche magari lo pagate, gli date una villa, e lui, per farsi dare queste prebende, diciamo così, si inventa un codice che non è stato scritto, riscrive. E vedete, riscrive la storia. Allora, fin qua, sembra anche così, insomma, una furbata. In realtà, al momento che lui inizia a scrivere la storia dell'invasione araba in Sicilia, e quindi di mille anni fa, inizia ad appassionarsi, fa ricerche e scrive una storia opposta a quella ufficiale, cioè sapete, le terre erano state date ai nobili, ai latifondisti, e lui scrive una storia in cui le terre che appartenevano agli arabi andrebbero ridate tutte alla corona, cioè al re, e quindi tolte ai latifondisti. In questo la scrittura diventa un fatto sovversivo e anche un fatto, cioè... E si allarmano, quindi succede a Palermo, si allarmano perché una cosa del genere, se va in porto, qualcuno potrebbe perdere i propri privilegi. E c'è una pagina al centro di questo romanzo in cui Sciascia riflette sulla storia e dice la storia non esiste, la storia, ma esiste, forse esiste la storia di vostro nonno, di vostro padre, di vostra madre, chi l'ha scritta? Le storie si perdono. Esiste l'albero, lui dice sempre, e lui dice proprio, esiste l'albero con le foglie, ma non esiste la storia delle singole foglie. E qua c'è tutta anche il pessimismo siciliano, perché i siciliani vengono dai greci, che viene dai greci, antichissimo, dal fato greco, dai miti greci, poi dal fato arabo, poi dal cattolicesimo, dal cristianesimo, quindi da tutte le invasioni che abbiamo avuto e subito, e metti in dubbio tutto. Allora, come puoi intervenire sul reale e rimettere le cose a posto?